Devo dire che questi personaggi non sono nuovi a questa procura distrettuale, nel senso che la prima indagine che abbiamo fatto nei confronti di Ruba Benito Vincenzo Antonio e di Micheloto Vito risale al 93, Operazione Stilaro. Infatti Micheloto Vito ha una condanna, Ruba Benito Vincenzo Antonio ha una condanna definitiva per 416 bis proprio perché è condannato in quella indagine. La cosa, non dico stupefacente, ma che ritorna sempre quando noi parliamo di questa tipologia di reati circa l'esiguità della pena è che Ruba Benito Vincenzo Antonio è stato arrestato, sì, sempre condannato per 416 bis come oggi, ma per la stessa tipologia di reati. Cioè Ruba Benito Vincenzo Antonio è uno dei patriarchi dell'omonima famiglia Ruga, assieme a Ruga Cosimo e assieme a Ruga Andrea, e il compito all'interno della sua famiglia, soprattutto negli anni in cui sia Ruga Benito, sia Ruga Cosimo che Ruga Andrea erano detenuti, Ruga Cosimo per sequestro di persona, Ruga Andrea per sempre per 416 bis, lui teneva le file della famiglia e controllava gli appalti all'interno del comune, soprattutto quelli di somma urgenza, soprattutto per quanto riguarda il movimento terra, per quanto riguarda allora il costruendo lungomare di Monasterace. Non vi deve, è importante questa indagine, il numero degli arrestati è sempre relativo, dipende dalla tipologia, di reati. È importante perché intanto era da tantissimi anni che la procura di Reggio Calabria, distrettuale di Reggio Calabria non entrava tra virgolette in Monasterace, cioè dal 93 che non si faceva l'indagine. Infatti, con il procuratore abbiamo sostanzialmente guardato un po' i comuni dove da anni questa procura non entrava e tra questi c'è il comune di Monasterace dal 93 che non si faceva un'indagine di 416 bis su Monasterace, salvo la parentesi di quando proprio è stato costruito il lungomare di Monasterace dove i figli dei Ruga controllavano e hanno costretto all'allora l'imprenditore Lo Cicero, uno dei pochissimi imprenditori che hanno denunciato di Villa San Giovanni, che ha avuto il coraggio di denunciare la rappresentante di 'Ndrangheta di questa famiglia e a denunciare appunto questo tipo di spostatori e a loro volta pure condannati. Allora, abbiamo parlato di appalti pubblici, quindi gestione degli appalti pubblici non secondo le regole, diciamo, di legge o del mercato, bensì strumentalizzate alla fine dell'assegnazione delle stesse alle società del Ruga o comunque di altre società a lui riferibili. È stato fatto cenno all'operazione Stilaro 1 e Stilaro 2 ed è importante in questa ottica perché in quella indagine, in quel processo, in quel procedimento, il tecnico comunale, il Micheloto Vito e il Ruga Benito erano stati coimputati, coindagati e coimputati, con ovviamente diverse esiti processuali. Il Micheloto assolto, il Ruga condannato. Quindi fra i due esiste più di una frequentazione datata. Arriviamo all'indagine odierna. Il comune di Monasterace, come tutti gli enti locali, provvede alle esigenze delle collettività locali, che vanno da quei piccoli lavori, che possono essere dall'irreggimentazione delle acque piovane, dalla tracimazione della rete fognaria, dalla sistemazione di una discesa a mare per le persone diversamente abili. E qui ecco che, usando la procedura della somma urgenza, non sempre giustificata né in termini di legge né in termini operativi, questa azienda del Ruga veniva in qualche modo privilegiata, per non dire aveva monopolizzato questi lavori. Ma vi è qualcosa di più, oltre ai semplici, no? All'attività di importi non elevati. Per esempio, abbiamo trovato nel corso del monitoraggio telefonico, dei monitoraggi telefonici, abbiamo trovato il fatto che il comune dovesse procedere al riattamento di un edificio comunale per trasformarlo in caserma del distaccamento dei vigili del fuoco ed è un lavoro che partiva da una base di 533.000 euro, quindi come vedete gli importi salgono.
L'aggiudicazione di questo appalto viene fatta una ditta esterna, una società di Catanzaro, la città di Catanzaro. Ecco quindi che si rende necessario per la prima fase dei lavori, per esempio il movimento terra, si rende necessario il subappalto. Ora, senza entrare nel tecnicismo dell'autorizzazione del subappalto nei limiti della categoria prevalente del 30%, arriviamo al dunque. Allora, il subappalto viene richiesto per un'azienda, viene richiesto e accordato per un'azienda che doveva fare la parte dell'impiantistica, ma anche la società del Ruga, riferita al figlio, chiaramente Mauro, ma la trattativa viene fatta dal padre, dal Benito, dal mafioso, dal condannato per mafia. Va bene, questo subappalto comunque l'azione appaltante lo deve autorizzare, no? Seguendo i canoni e i criteri previsti dalla legge. Quindi, per esempio, occorre anche la certificazione antimafia per il subappaltatore, una cosa del genere. Ma qual è l'artificio trovato e utilizzato dal capo ufficio tecnico Michelotta? Per esempio, viene data l'autorizzazione al subappalto per l'azienda che doveva fare l'impiantistica. Per quanto riguarda l'azienda del Ruga, si usa il sistema del silenzio assenso, quindi l'ente pubblico non accorda formalmente con pubblicità l'autorizzazione al subappalto, ma questa subentra in virtù del silenzio assenso. Questo significa che vengono utilizzate tutti gli spiragli previsti dalla procedura per far sì che l'azienda del Ruga entrasse nei lavori, quindi avesse il vantaggio patrimoniale, senza comparire a livello di pubblicità. E questo è un sistema che poteva accogliere soltanto chi dirigeva il procedimento, quindi il Michelotta, il capo ufficio tecnico. In altri casi si sono fatte ricorso alla formazione di documenti ideologicamente falsi del pubblico ufficiale. Per esempio, il comune per fare un lavoro si approvvigiona con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di Roma, però la Cassa Depositi e Prestiti di Roma concede quel mutuo per quella finalità. Se avanzano dei residui e con quelle somme si intende fare un lavoro diverso, occorre l'autorizzazione della Cassa Depositi e Prestiti. In questo caso l'appalto diretto, va bene, in questo caso è il Grupillo, è l'imprenditore, no? Anche egli colpito dall'ordinanza, cosa succede? Succede che questa autorizzazione non viene chiesta, i lavori vengono fatti e poi con documentazione falsa cercano di far pagare la parte dei lavori al Grupillo in maniera formale. La Cassa Depositi e Prestiti se ne accorge e glielo nega. Sempre il capo ufficio tecnico, e lui il concorrente esterno della Cosferruga, fa sì, attestando falsamente l'inizio e la conclusione dei lavori, fa sì che questa, diciamo così, cercano di far rientrare l'opera nei canoni inizialmente previsti. E da qui il reato di falsità ideologica in atto pubblico e il reato di abuso d'ufficio. Questo per dare l'esempio della, diciamo così, della falsità commessa. Sommorgenza, è stato un abuso nelle pratiche di sommorgenza nella concessione delle licenze edilizie. Il dato oggettivo è che per ogni attività pubblico-privata, l'unico dato che manca, il movimento terra è stato fatto sempre da Ruga, anche per lavori di natura privata fatti da altri imprenditori. A quanto ammontava l'economia di spesa, colonnello? L'economia di spesa significa i residui? Sì. Nel caso della Cassa Depositi e Prestiti la cifra era poco sotto i 20.000, 18.000 rotti euro, nel caso che vi ho citato. Un'altra formula l'hanno usata con la Regione, no? Anche la Regione concede dei finanziamenti per determinate opere. Sì. E c'era sempre questo storno, magari di una cifra di 14.000 euro in questo caso, però... Sì. La somme che venivano ricavate dal ribasso poi venivano usate. Anche altri residui, non solo il ribasso, anche altri residui. Cioè era la finalità che veniva cambiata con documenti falsi allo scopo di favorire il Ruga. Questo è il concetto. C'è collegamento con la procedura di scioglimento poi bocciata dal Consiglio di Stato per l'infiltrazione mafiosa dell'amministrazione? Questi sono fatti recenti rispetto a... No, è antecedente la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale. Anche il tecnico, voglio dire. 2003. A quale periodo risalgono queste? Diciamo che i lavori sono attuali. Tra virgolette, noi partiamo da quella. Da quello scioglimento, insomma, ci danno una serie di dati che abbiamo approfondito con le attività tecniche, ma sono successive. Noi iniziamo nel 2005 sostanzialmente l'attività tecnica. Il volume di affari che con questi meccanismi la costa? Pressoché era monopolizzato. Il problema non è tanto l'entità complessiva dei lavori,
che possono essere, come si è detto, 20.000, 50.000, 100.000, eccetera. Il problema è che in comune come Monasterace, io non so quanti abitanti sono, ma certamente poche migliaia di abitanti, in cui quindi l'edilizia di questo tipo è la fonte principale di guadagno, posti di lavoro, piccole subforniture a loro volta, quindi è quella che determina l'economia minima del paese, al di là di quelle che poi sono le pensioni e cose di questo genere, gli stipendi del comune, quindi quella, la base dell'economia del paese, nonostante, come ha detto il dottore Gratteri, si parli di persone già condannate per mafia, già processate con esiti vari, perché Michelotti era stato assolto dopo, dalla precedente condanna, continuiamo ancora nel 2008-2009, cioè quando si sono concluse queste indagini, a essere sempre allo stesso punto, cioè che questi lavori li deve fare sempre la famiglia che ha il potere mafioso, e quindi le ditte che o come prestano o come subappaltatrici o comunque si ricollegano e dipendono da Ruga Benito Vincenzo. Questo è molto più importante sotto il punto di vista del potere mafioso e quindi del condizionamento della realtà cittadina di quello che possono essere 100.000 euro più o 100.000 euro meno di lavoro, e questo è il dato essenziale. Poi l'altro dato essenziale di questa operazione è che la figura di questo tecnico comunale, che in un paese così piccolo è il comune praticamente, è colui da cui dipendono poi la concessione edilizia per costruire o allargare la casa, la strada da fare in un posto, l'illuminazione, per le cose la copertura del terrazzo, che già in passato, ripeto, è stato processato e assolto, viene nuovamente, in base a quello che ritiene la procura e che è condiviso dal giudice delle indagini preliminari che ha messo l'avviso, è al servizio, fra virgolette, che questo significa l'imputazione di concorso esterno, è a disposizione della cosca dominante. No, parliamo di concorso esterno, quindi c'è una la contestazione di una collaborazione costante con la cosca mafiosa. Ha mantenuto le sane abitudini che aveva. In passato è stata assolto, quindi noi possiamo parlare per quelle che sono oggi le risultanze. La sindachessa è stata ascoltata a proposito. Ci sono delle dichiarazioni di una persona informata sui fatti. Passa il numero, perché va bene, vi ringraziamo. Sì, ma ero in testa io.